Quattro tartarughe per difendere la terra. Viva i ninja! Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video dei cinghiali sul tubo. Siamo, come avrete già capito, su Scrap Mechanic. E bando alle ciance, iniziamo subito con la solita carrellata di mezzi. Mi giro. Ed ecco qua lo yacht richiesto da Federico Chiaramida. Allora, iniziamo. Vediamo un po' cosa il nostro Grifies e penso anche il signor Tarabuso abbiano creato insieme. No, io non c'entro niente. Una laggata fatto... incredibile. Ora... Non c'entro niente nemmeno io, è troppo brutto. Scendo su, stanco piano perché vero, dai. Si è autocreato da solo. Me la illustri, signorina Grifies, dove scappa? Va da solo e la prendi dopo. Faccio il giro. No. Siamo frustrati, ma che bello. Siamo bloccati. Dove sei andato? Cioè, state fermi, che sembrate venga matti. Venga con me la porto sotto, che c'è il letto. Venga, no, venga, no. Facciamo una gang bang. Sì, lo yacht ovviamente ha tre livelli. Mm-hmm. Allora, partiamo da quello più in alto, vai. Vabbè, quello sicuro c'è solamente la cabina di pilotaggio, non è che c'è nulla di, di particolare. Posso premere i tasti. Lo switch non è connesso a niente. Non ci sono assolutamente automazioni in questa cosa. Non aveva alcun senso. Quindi. E meno male perché non so perché la larga così. Vai, prego, poi scendiamo di sotto. Abbiamo ovviamente questa piccola saletta dove fare tipo l'infresco. Non mancano ovviamente i vasi che sono un po' l'anima di Scrap Mechanic. Anche perché solo se quelli, non ci fossero i vasi non disdegnano mai di aggiungere piante inutili che migliorare cose magari utili nel gioco. Resistiamo che in futuro aggiungeranno la parte survival e allora lì sì che ci sarà da ridere. Vedo un bug. L'altra parte molto curata di Scrap. Che abbiamo... Esatto, infatti non sa bene perché il bagno e i fiori sono due cose che mi piacciono molto, si vede. Hanno i fiori nei bagni, non i bagni nei fiori. E ricordiamo che hanno messo che quando uno si alza dal batter c'è lo sciacquone ora, cioè. Mamma mia. Una cosa utilissima proprio. Ah davvero, davvero, l'ho sentito. Beh, queste sono cose... si sente, molto, sì. Hanno molto ci piacere. Tenevo particolarmente. Fanno la differenza, Davo male senza qui c'è, vedo un cucinino, sì, con fornelli e tutto. Di qua c'è la piccola cameretta dal letto. Molto piccola, bene. Insomma, quasi più grossa della mia. Ma non mi piace questo colore, allora io cambierò il colore al volo. Mettiamo uno Q e li facciamo neri, li facciamo dark. Sono colorati i materassi. Insomma, almeno si potesse colorare materassi. Sì, li coloro sempre, un po' il mio hobby. Ok, direi questo qua è un semplice yacht, anche molto grande come yacht, devo dire, quello di Abramovic. Sì, più è fatto, molto grande. Pensavo facevi uno yacht molto più piccolo. Ho notato, non mettendo più automazioni, dico, ma sì, facciamo un po' da più lontano. Speravo ovviamente che magari un giorno introducessero anche l'acqua, che aiuterebbe moltissimo, se no continuiamo a fare dei mezzi acquatici che stanno nella terra fermi immobili. O li facciamo fermi e li facciamo che volano. Esatto, o con delle ruote che lo portano avanti. Questo è un po' il nostro massimo che possiamo fare con delle barche. O sottomarini, che sia. Comunque, spero vi sia piaciuti. Proseguiamo. Come avrete intuito, questo è il furgone delle tartarughe ninja, richiesto da Francesco Russo. No. Dove andate? Aspetta. Io scappo di fuori, ma c'è anche delle champagnate sopra. Ma dai, bello. Mamma mia. Portellone. Proprio uguale all'originale, Sì, la stessa velocità di chiusura. Sì, stessa velocità, sì. Viaggia proprio uguale. E abbiamo dovuto metterci tipo 20 reattori sotto perché era un po' pesa. In retromarcia si vede la velocità attuale del furgone. Mamma mia, davanti si va ancora. Con i reattori è tutta un'altra cosa. Fatemi salire. Venghi, venghi. Aspetta, che sto correndo a più non posso, ma ecco. Va sempre più veloce del furgone. Oh, lei sta salito. Parta, parta! Bene, tutti a bordo. E si parte! Sono rimasto fuori io, aspettate! Allora, ditelo! Madonna, ragazzi, che tartarughe ninja! Non ero entrato! Ma aspetta, cosa più caldo? Dove stiamo andando? Vai! Stiamo andando a salvare April, naturalmente. Come sempre! Quella monella! Che si mette sempre nei guai! Naturalmente non c'è, perciò non salveremo nessuno. Ma se pensiamo che eri te. Anche perché così andiamo un po' lontani, però vabbè. Oddio, è la prima volta che ci sbalta, tipo in prova non ci è mai sbaltato. Ah no, perché comunque vedo sotto c'ha delle ruote in una distanza incredibile. Sì, no, quella è l'unica cosa simile
furgoncino vero, penso, perché... Vedete come mi sono accomodato nel mezzo. Via! E si parte. Ora ci voleva la canzone. Ma anche no. Sì. basta ora ci vorrebbe la classica gag delle tartarughe ninja. Pizza! Sì, comunque, vabbè, era ma cos'è? Dove siamo? Facciamo pena, è più bello il trailer di Tartarughe Ninja che è questo palmo, che è il nuovo trailer. Basta, direi che è... Fermiamoci qui perché ho visto anche troppo. Esco da sopra io. No, c'è chiuso dentro. Eh sì, addio ma... mondo. Ah, visto che siamo qua, volevamo fare... A parte che così siamo un po' storti, però fa vedere l'automazione del coso a gomito. Ah, bravo, sì. Dato che ci avete richiesto delle domande già un po' di volte che ci domandate... Merda, come... è partito, fermo! Ma... Attenzione, l'ho preso al volo. Ma guarda, ha detto che pure inseguirlo ora. Ma cos'è sta roba? E ci avete chiesto le automazioni a gomito, come vengono fatte. Ora il signor Tarabuso ce le illustrerà, dato che qui ce n'è una. Questa è la versione leggermente più complessa, perché c'è un coso a gomito che spinge fuori il portellone e quell'altro che lo fa scorrere. Però sostanzialmente... Perché ci siamo... Fermo, signore. Sto cercando di trovare un punto per fermarci. Ah, grazie. Ah. Comunque, sostanzialmente il discorso è mettere un cuscinetto, farci metterci tubi come abbiamo fatto noi, oppure semplicemente una colonnina con materiali che preferiamo, un'altra cuscinetta che collega alla seconda colonnina e poi il terzo cuscinetto. Il movimento qui abbiamo dato alla prima mi sembra 75, la seconda il doppio. Aspetta, e la terza sopra. Sempre 75. No, quello sopra dovrebbe essere, perché non me lo fa vedere? Dovrebbe essere quello sotto. Qua, sì, se sta su quelli sotto, il 4, il 5, eccoli qua, così. Poi, sì, l'1, il 2, il 3 so per quell'altro. Però il movimento finale è quello lì. Movimento che scorre, diciamo, semplicemente. Uh-huh. Purtroppo ancora non ci sono automazioni per questo movimento, quindi ci siamo ingegnati in questa maniera. Ok, con questo possiamo chiudere il furgone di Tartarughe Ninja e proseguiamo. Facciamolo implodere in qualche modo. Indovinate cos'è questa struttura qua? Bravissimi! È un meraviglioso campo di minigolf! Richiesto da Laura Izzo, Frenzy Gamer e Luigi. Pronti per una meravigliosa battaglia? Non riusciremo mai a finire. Perché qui ricordiamo non abbiamo le mazze, ma i martelli, quindi è una battaglia, non è una partita. E che entusiasmo! Guardate che lancio! Ma come funziona? Come facciamo le regole? Ho vinto io, punto. Teniamo il conteggio dei tiri che impieghiamo per fare le buche e poi vediamo. Ok, io non la volevo nemmeno. Ok, allora vado, La! Attenzione! Ora qui viene il difficile. Aspetta. Tocco sotto. Ma è andata fuori. È eliminato. Come faccio? Più uno. Ma come più uno? Più ma non ci viene più su adesso. Puoi rimetterla sopra, però prendi un più uno. Va bene, rimettiamola sopra perché è impossibile che riesca a fare questa direi, cosa. Direi. Faccio il giro. Oppela, mi metto qua. Erano uguali circa. Allora, il buon Yuri ha fatto buca con due colpi, giusto? Grazie che la colori. Io ci riprovo, Sta diventando una partita di baseball. Basta, continuate voi, ci rinuncio. Aspetta che salgo su, che sennò non ti vedo. Ma diciamo che sono passato a più 3, dai. Ah, però che tiro. Wow, sono imbattibile. Però... Ma sentite l'effetto sonoro che sembra che tiri Mazinga. No! Questa è cattiveria. Ma che la volta buona. Ora ti parte, ammazzi un altro serve. Da lassù non lo prende nemmeno sotto tortura. Invece l'ha preso, ma va di là. No! Attenzione che sei quasi pari a me. Eccolo, l'ultimo e poi sei pari a me. Facciamo questa regola. Vai. Dai. Mannaggia, 5 colpi solo per... Tecnicamente sono più avanti io, ma vabbè, diciamo che... Allora, Tarabuso è a 2. Te sei a 5 e io a 6. Dai, facciamo così. Va bene. Vai, io parto, ora ci sta la champagnata number one. No, non è riuscito. No, accidenti. Aspetta che ti seguo, aspetta che stavo attrezzandomi. No! Bene! Madonna, è andata sugli scalini.
E ora? Ora, ora vi trovo giù. No, niente. Tre. Ma Ruzzolo, ma perché se li vado addosso Ruzzolo? No. Vabbè. E va. Perdo tutto il vantaggio come niente. Attenzione. Dai. Io inizio a aver perso il conto, eh. Dai. Facciamo un 19 colpi. Un limite di 6, perché sennò ok, basta, dai. 6 a 8 sei arrivato. Yeah, come so bravo. Ora metto il mio. Metto 6 allora? Che fai? Sì, ah bravo, segna te buon Mirko. Io sei. Faccio la coloro di blu la mia. Vada. Okay. Ora tocca a me perché te sei quello più. Ah, adesso giallo, ok. Non era giallo. 1 2 Oh. Oddio. No. Sembra Zemba. Oddio. Da questa distanza poi è difficilissimo. È la parte più difficile. Ce la no! Dentro da uscita. Dai, bastarda. Oh, 4. Ora arrivo io. Ammirate. No, io sono pronto con la mazza pigliata al volo. Bello, funziona. Ora è difficile, ora voglio fare il salto di lì, eh. Attenzione. Dall'alto, dall'alto. Prendila su, allora. Da sopra. Qua. Fazia. Che ti. Attenzione. Attenzione. Il green. E ora. Attenzione, mi metto qui. E ora parte. No. Attacco distrazione. No, no. Bastardo, mi ha fatto tirare la mina. Meno male ho preso il coso. Ma quinto tiro. Olè! E con buca. Spa. Che ti. Che palle, lo sapevo io che andava lì. Madonna. Forse è meglio se giochi a freccette. E ora come la tiro via da là? Vai, vai. Ce la puoi fare. Ma come ce la posso fare? Non ce la farò mai. Ah, ho capito, faccio il mega numero. Faccio un mega numero. Hai effetto la devi tirare. Ma no, è per la struttura di palle. Non la furia. Ma dove l'ha ritirata qui? Ma no, adesso ma vai, tocco sotto. Tocco sopra ora, che vola. Vai! Ecco, appunto. No, no, adesso un raso terra direi così. Direi che sei a 6, eh. Aspetta, aspetta. Yeah! Yeah! Madonna, basta, ci riuscio. Ringrazio che siamo a 6 fermi. Vai, proseguiamo oltre. Qual è la prossima? La prossima. La gialla? La 4. No, no, qua. Dove siete? Sono andato all'ultima io. Ma dove sei andato? Ma sono collegate, perché? Sono tutte collegate. Non riuscire. Era uno scherzone. Certo. Ok, questa la fa con un colpo, me lo sento. Pum. Oh, ma che bordata. Ma poi tira proprio la bordata, sembra proprio l'effetto bordata. Sì, sì. Ma attenzione. La. Ah, vabbè. Con 3? 3, perché uno l'ha mossa da solo mandandogli addosso, non so perché. Vabbè, quindi. L'onestà di Tarabuso. Io sono via. Una persona meglio. Guardate l'acqua al laghetto che ha fatto il buon Griffias, bellissimo. Siamo proprio uno stagno con questa sterbetta che viene fuori. Ma dov'è? No, io stavo guardando l'erbetta. C'è sotto il culo. Ah, questo! Sarebbe la ciappola. È la ciappola. E là, yeah. E 3. Attenzione. Allora, ora arrivo io, pronti per 25 minuti di agonia pura. io intanto vado a costruire qualcos'altro, tipo. Allora, mi sento molto pronto. Prendo la rincorsa. Mi raccomando. Spa! Ghetti! Tanto poco mi ammazza. Guarda dove è andata stavolta. Mi sento pieno. Adesso a giro. La colpisco qui. Dovrebbe andare a giro. No! Però aveva funzionato la mia idea marrone. E ora scatterà subito la buca 6. Attenzione. Si mette giù. No. Hai arato tipo, ho visto. No! Adesso provo a colpire lì. No, la mia idea non ha funzionato. Attenzione. Sei ancora a 4, puoi farcela. No, ne dubito. No. È appunto. Ma perché? Basta, la cancello. Ok, non arrivo straultimo. Vai. Ma sento che tutti state facendo il tifo per me e questo mi incoraggia. Sì. Allora, questa la piglio sempre. Però. L'altra volta si è fatto una prova. Ma voi vi siete allenati, siete dei sudici maiali. Ma più che altro perché dopo che sarà finito abbiamo cominciato a giocarci e non riuscivamo più a smettere. Ora. Madonna che tocco brutto che ho fatto. Allora, questo è il terzo. No! Ora. No! Niente. Quinto colpo. No! Ah, è diventata laggosa, quindi io. Devi dimmi te, qua dentro?
Sì. Sei. Ok. Sono stato proprio bravo con qui. La scusa. Della lag. Ora parlo, sì, parlo. Sì, a me è la lag. Ora! Non male. Niente. Buu! Era una tattica, una tattica. Certo. Oddio. Anche questa. Oddio, ho visto un bene! No, mi ha laggato. No. Siamo a 3, giusto? Sì. Ok. 4. Attenzione, recupera un po'. Tolgo l'ultimo. Devo fare il primo. Potrei essere quasi a pari di Tarabuso. Attenzione. Sì, Allora, vediamo quante volte prende la rete o noi. No, no, adesso aspetto, controllo. Ora! Aspetta. Controllo. Roll. Ora! Yeah! Madonna, mi ha messo sempre vicino allo agli spigoli. Che palle! Adesso! No, tocco so... No, ha funzionato egregiamente. Aspetta, che qui devo fare così adesso. Mi invento una grande soluzione. Ora! Quasi. E adesso? Colpo di grazia. Sì. Attenzione, no. Invece, c'era quasi. Olè, finalmente sono fiero di me stesso. Sono uscito in questa impresa. E ora siamo all'ultima buca. L'ultima buca, meno male, sennò viene 27 minuti di video. Potrebbe decidere tutto tra me e Tarabuso. Perché qui tanto fa una cagata assurda. Ma io vi sorprenderò in quest'ultima buca. Mille trappole. No, bene! No. Quindi c'è un più uno. Cosa fa? La vuoi rimettere dentro o ti ridà fuori? Per forza, non c'è più, l'ha inglobata al terreno. Siamo allora al terzo tiro. No, che cosa brutta. E deve ripartire da capo, oltretutto. No, puoi ripartire da dove è uscita, comunque, che più o meno è poco più avanti. Vabbè, dai, faccio da qua. Guarda, che signor. Ma io stavo per fare un eagle, però. Sì. Ecco, o Albatross, diciamo. Ora è finita. Oppure all in one, se vogliamo essere ancora più precisi. No, cioè questo è impalpabile, comunque, da qui, fallo. E siamo a 6 tiri, e niente. Accidenti. Prego, signorina Grifia. Questa è tosta. È l'ultima buca, se non era tosta. Buona attenzione, mi sento molto lanciato. Sì. Ha fatto un bel lancio. E ora? Dai. E ora qui c'è un handicap qua. Ora è difficile. Ora sì, perché tirare. Ti spostano le ciappole. Attenzione, piano pianino. Chi va piano va sano e va lontano. Attenzione, questo è il tiro della vita. No. No. E ora lì dentro sarà il caos. Sì, è uscito di là, attenzione. Già, devo è molto sentita. Se riesco a far entrare con questo, vado a pari merito. Niente. Non si muove. Non si muove più. Direi cosa che maledetta. Perché ha fatto? Attenzione, è entrata, però sempre 6. Perciò... E poi ero girato, quindi non vale. Ma attenzione. L'odissea del nostro verso. Potrebbe un po' che combina. Attenzione, perché io da qui farò buca. Potrebbe si mette in posizione. Però. Lo punta. Guarda lì. Un pochino più di qua. Spaghetti. No, pensavo peggio, però. Andava bene. E ora di nuovo. Lo punta. Aspetta che scende. Spaghetti. No, si è alzato. No, c'è la deviazione all'improvviso. No, lo rimetto qua. Aspetta, lo rifaccio da qui. Coloriamolo. Non so se ho tolto quello. Ma aspetta, mi sa che ho tolto quello sbagliato. Vabbè, uguale. Ci provo. Se no lo rimetto. No, è staccato. Ok. Spaghetti. E di nuovo fuori. È sempre qua. Che delusione. Io pensavo di fare un mega numero. Invece niente. Niente da fare. Ultimo. Niente, basta. Ho perso in una maniera indegna. Proprio. Sono negato assolutamente. Tarabuso a 21. Bravissimo, Tarabuso. Vai, Brigitte. Peugeot. Io sono stato bravo. 21 tiri per 4 buche. E qui si conclude. No, 25 comunque, non 21. Ah, ecco. Scappiamo, io almeno scappo 21, dal campo di minigolf e andiamo oltre. È stato abbastanza onorevole. No, scappo. Questo è il camion di Mad Max, dell'ultimo Mad Max, quello che era uscito al cinema e chi non l'ha visto lo recuperasse perché è tanta robeira. L'abbiamo cercato di fare il più fedele possibile, il risultato, devo dire, è più che buono, non ci possiamo lamentare, magari se non mi incastro sul camion è anche meglio. Togliamo subito, ecco, l'inquadratura delle automazioni, perché tanto ne ha pochissime, giusto? Entriamo questa del... un po' più indietro. Ok, ci posso andare un po' più indietro.
quella dei sportelli e basta. Veloce non è veloce, perché ovviamente è tutto metallo, però il suo lo fa, insomma, riusciamo ad andare abbastanza bene. Ehi, ma chi si sta avvicinando laggiù? Non mi avrai mai! Scapperò più veloce che posso! Ma dove vuoi andare con questa velocità? Non c'è assolutamente la lag! Yeee! Yeah! No. Non sta laggando per niente, provaci! Non si incontrano proprio guarda. Non ce la faranno mai, guarda come stiamo rifacendo la sceneggiatura di Mad Max! Questo scrap! Questo scrap, tanta roba! Come siamo ridotti male! E proprio siamo ridotti male, perché per fare quella scena siamo continuatamente crashati a raffica, ma una cosa indecente! Alla fine abbiamo fermato i mezzi, per carità. E sono passati più di un quarto d'ora solo per entrare nei mezzi. Basta. Sì, no, basta. Niente lotta tra i mezzi, la nostra idea finisce qui. L'importante è, ecco, farvi vedere quello che abbiamo fatto, cercando di essere fedeli al film. Magari chi l'ha visto, spero che potrà essere più che contento. E passiamo all'ultima opera di questa serie. Quest'ultima opera è il telescopio richiesto da Salvatore Benevento e Alessio Garbero. Andiamo a vedere che cosa avete combinato, o che cosa ha combinato il signor Trabuzzo, per la precisione. Ma forse lo guardo da fuori, è più carino. Sì, perché dentro non è che c'è niente di interessante. Prego. Allora, vieni davanti. Ok, arrivo. Che c'è l'apertura, che abbiamo fatto semplicemente l'apertura con il cannocchiale che scorre in fuori. Sbagliato tasto. Si apre completamente, poi si inclina in su e andiamo a girare. Bene, bene, lo so io perché l'hai creato questo, eh. Bene, domine, sì. Ovviamente. Vuoi guardare... L'ho costruito pure su per la montagna per quello, così posso sbirciare bene bene. Perché utilizzare internet quando si può avere un telescopio a disposizione? Sì. Costa anche di meno farlo. Infatti. Mi sei incastrato, non so come mai ora. Ecco, forse sì. Ok. Purtroppo le automazioni sono sempre una cosa disperata a doverle fare. E niente. Questo è il movimento base. Allora voglio vedere anche io. Che cosa guardavi di bello? Lo vedrai. Yeah, aiuto, non ci vedo niente. Fammi zoomare dentro, se no c'è completamente l'oscurità. Da dove lo guardo? Devo sedermi? Yes. Lo guardo da qua. Ok, mi siedo. Oddio, non ci vedo più niente. Aspetta che guardo nel cannocchiale. Oddio. No, basta. I tuoi gusti sono molto strani. No, io ste cose non le voglio vedere. Ho visto anche troppo, basta. Lei, signorina Griffiths, non guardi. No. Voglio avere un blocco della crescita. E con questa simpatica gag chiudiamo anche questo video di Scrap Mechanic. Passiamo ai consueti saluti. Salutiamo Gabri Di Stefano, Mixter M, Vincenzo Di Piazza e Guido Felicello. Come al solito vi ringraziamo per la pazienza che avete nel riuscire a vedere i nostri video e ci vediamo al prossimo appuntamento. Anzi, vi aggiungo pure che stiamo per fare un'idea abbastanza originale su Scrap, ma non vi diciamo altro. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Ciao!